Bentornata e bentornato a SHE, la rubrica nella quale ci occupiamo di sport, health and experience e nella quale ti do tanti consigli utili, pratici per vivere in buona salute e una vita attiva. Oggi saremo ancora con la personal trainer Sara Testa e andremo ad affrontare un argomento che interessa un po' a tutti, uomini e donne, addome e glutei. Sara è pronta? Andiamo a vedere come li farà allenare in modo semplice, a casa, con pochi attrezzi. Volkswagen. Sara, ben ritrovata. Ciao Laura, grazie. Sono felice di vederti perché la scorsa volta abbiamo imparato tanti trucchetti su come allenare bene il core attraverso il punto fondamentale che è la respirazione corretta. Esatto, quella diaframmatica. Oggi affronteremo un'altra parte importante del nostro corpo che non è solo per motivi estetici, glutei e addome. Esatto. Ma da dove partiamo? C'è qualche altro trucchetto per allenarli in modo corretto? Corretto. Bisogna sempre ricordarsi, a parte la respirazione, l'autoallungamento. Quando facciamo questi esercizi banali che conosciamo tutti, i plank, gli squat, eccetera, non bisogna mai dimenticare l'autoallungamento, che è un po' quello che abbiamo fatto l'altra volta. Ricordarti che devi tirare su la schiena pensando che qualcuno ti tiri su per la coda, in maniera tale da avere la schiena su. Non siamo delle ballerine, ma comunque la schiena su male non fa, ma con il mento non verso l'alto, ma verso il basso, perché è come se qualcuno ci tirasse. Sento che si allunga tutta la parte della colonna. E allungandosi la colonna già stiamo attivando la zona del core. Cioè non è rilassata, è attiva, non sta lavorando, ma è attiva. Già questo fa tanto, però bisogna poi portarlo negli esercizi. Che andiamo a vedere subito. Esatto. Ci possiamo mettere in ginocchio? Perfetto. Allora, adesso vediamo il plank, un esercizio che tutti facciamo, soprattutto gli sportivi, perché devono aumentare un attimino la resistenza nella zona del core, devono avere questo core bello allenato, ma lo facciamo in maniera corretta. Quindi come si arriva a fare il plank? Ci mettiamo nella posizione fanciullo, quindi allunga le dita dei piedi, ti siedi sul... sui talloni e ti allunghi in questa posizione, esatto. Quando sei pronta, allarga bene le dita. Quando sei pronta in espirazione, quindi ti ricordi tirando fuori l'aria dalla bocca, vieni su in plank. Se vuoi puoi allargare leggermente le ginocchia. Quindi da qua vieni su e fai. Ok. Sei nel plank statico, quello che fai, puoi fare un minuto, due, classico esercizio. Pensavo un quarto d'ora. No? Ci sei arrivata senza schiacciare la parte del core, quindi senza aver creato iperpressione. Qua stiamo già lavorando, quindi da questa posizione che è il nostro plank statico, che già è un esercizio, abbiamo la postura corretta della schiena, adesso tu non ti vedi ma sei allineata perfettamente e sei venuta su senza schiacciare l'addome, non l'hai tirato in fuori, anzi hai dovuto tirare in dentro perché hai espirato. Ok. Ho capito. Quindi questo è già un esercizio. Poi per tornare nella tua posizione di partenza pieghi le ginocchia e torni seduta. Quindi se faccio un'altra serie riparto sempre da questa posizione modo. Del fanciullo da cui poi ti tiri in su tirando però fuori l'aria in espirazione, quindi la pancia va verso la colonna e ti metti in orizzontale. E da qua fai un plank che statico già un lavoro buono, un minuto e mezzo di plank statico è già un buon lavoro. Bene. Possiamo vederne altri esercizi. Possiamo metterci giù a fare un plank laterale. Mi raccomando, quando si scende giù per fare questi esercizi, ci si siede in questo modo e scendendo con l'espirazione ti allunghi. Anche scendere verso il pavimento è importante perché non devi schiacciare la colonna vertebrale. Da questa posizione, Laura, lascia le gambe piegate, però avvicina i due piedi, perfetto. Sì. Metti il gomito del tuo braccio destro sotto la spalla, quindi tirati su, esatto, in questo modo e allarga bene la mano. Sì, ma Sara non ti vedo, mi devo girare dall'altra parte. Ok, perfetto, vedevo che c'era un qualche problema. Difficoltà. Allora, siamo in questa posizione, abbiamo la spalla e il gomito allineati come se dovessimo fare il plank. Le gambe, se vuoi, lasciale leggermente un po' più in basso. Sì. Perfetto.
la schiena è sempre dritta in autoallungamento, tu fai finta che l'autoallungamento. Esatto, tu fai finta che qualcuno ti stia tirando, mi raccomando, dalla coda. Quando vieni su col bacino devi espirare, quindi adesso fai un inspiro e poi vieni su dentro la pancia. Rifacciamo. Inspira, gonfia un pochino, espiro. Ancora. Espiro. Sento già che è molto più efficace, è molto più efficace all'esercizio che fanno tutti. Esatto. E che facevo anch'io appunto fino a ieri. Esatto, se tu lo fai in questo modo non crei iperpressione, gli addominali lavorano molto di più perché non sono stressati dall'aria che tu hai trattenuto nella pancia e quindi non devono contrastare l'aria e quindi in sinergia lavorano molto di più. Ti faccio vedere un altro esercizio. Sì. Ci mettiamo in ponte, quindi ci spostiamo, sedute. Andiamo giù, da questa posizione veniamo su con la schiena in espirazione, ok, e veniamo in ponte normale. Allora, quindi è inspiro, si gonfia la pancia, esatto, e espiro e vieni su. Ancora, inspiro e vieni su. Ancora e vieni su. Sara, sembra tutto un altro esercizio. E stop. Ma è vero, È vero? Sì. Allora, Sara, gli esercizi che abbiamo visto fino adesso possono farli tutti? C'è qualcuno assolutamente che sì. Uomini, meglio che non lo faccia? No, uomini, donne, non c'è assolutamente differenza, anzi anche gli uomini devono fare questi esercizi con l'autoallungamento e la respirazione diaframmatica, lo possono fare anche le donne post gravidanza, dopo i 40 giorni classici del puerperio. Sono esercizi che appunto, non avendo iperpressione, non creano danni, anche se poi ci sono degli esercizi un po' più specifici per chi per esempio ha la diastasi. Diastasi, cioè? Nello specifico capita tantissimo alle donne post gravidanza, ma capita anche a chi fa molti allenamenti col core, quindi ha delle ipertonicità. Quindi anche negli uomini? Assolutamente sì, anche negli uomini. E praticamente quando la linea alba, che è la linea che unisce i retti, che sono questi muscoli addominali che noi abbiamo frontali, si allarga. Si può allargare per esempio anche in un momento di obesità, qualcuno che prende per problemi vari 20 kg e poi dimagrisce, la linea alba si è allargata e poi non facilmente ritorna al suo posto. Ci sono degli esercizi che possiamo fare per la diastasi, ci servirebbe, non lo so, una cintura di un accappatoio banalmente. Ah, okay. Basta chiedere, Sara, basta chiedere. Perfetto, allora ci mettiamo con le gambe piegate, perfetto, la schiena sempre in autoallungamento, ricordati la testa come se qualcuno ti tirasse su dalla coda, le braccia tese. Sì. In inspiro non succede nulla, in espiro noi dobbiamo, partendo ovviamente dalla pancia che va verso la colonna vertebrale, sì, ma le mani tirano verso l'esterno con tutta la forza che hai, ok? Quindi allora, inspiro, aspetta, inspiro, non succede nulla se non si gonfia la pancia. Espiro. In espiro, tira, 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 tira fuori l'aria. Oddio. E lascia. Rifacciamo. Ancora. Fuori l'aria, e lascia, ne faccio ancora uno, inspiro, sento lo lavorare tutto. Lo senti e parte da qua, sì, dietro e ti avvolge, sì, lateralmente. Vuol dire che tu col trasverso stai lavorando, lavorano gli obliqui, ma non lavorano i retti, dove tu hai in questo momento, perché la diastasi, un problema momentaneo. Sì. E quindi non devi lavorare con i retti, devi far lavorare gli altri addominali che chiudono a corsetto la nostra silhouette. E si sente benissimo facendo questo esercizio. Esatto, e si ritorna in forma facendo esercizi così semplici. La cintura dell'accappatoio. Esatto. Basta e avanza. Esatto. Sara, fino adesso abbiamo visto gli esercizi per allenare gli addominali,
con la respirazione corretta e l'autoallungamento. Dobbiamo vedere l'allenamento dei glutei, che ci interessa molto. E immagino che sia la stessa cosa. Dobbiamo badare sempre. Autoallungamento e respirazione. Ok. Perfetto. Dai, allora, ci mettiamo giù. Come ti dicevo sempre, sdraiati in espirazione. Perfetto. Questa cosa è fondamentale. È fondamentale perché non creiamo automatica. Esatto. Allora, da qui puoi anche appoggiare la testa, va benissimo. Sì. Se vuoi mettere la mano così ti ricordi bene come il movimento della pancia, apriamo e chiudiamo come abbiamo sempre fatto, ma in apertura della gamba. Espiri, quindi inspira fuori l'aria e inspira fuori l'aria, inspira e fuori l'aria. Anche questo sembra un altro esercizio. Anche qui lavora il gluteo, ma qua non hai nessun tipo di iperpressione, ok? Un altro esercizio molto carino, veniamo su sempre in espirazione, tira fuori l'aria, ok? Ci mettiamo in ginocchio, proprio come prima, seduta sui talloni, la schiena è dritta, autoallungamento. Da qua vieni su, se vuoi apri un pochino le ginocchia, esatto. Vieni su, ma come? Con il bacino, ok? Quindi ti tiri su dal bacino in espirazione. Quindi espirazione, tiro l'ombelico verso la colonna. Esatto. Stringi i glutei. Sì. E torni giù. E inspiri. Inspiro. Esatto, qua vieni fuori. E torni. Bravissimo, ancora. Ricordati di stringere i glutei. Ancora uno. Ok. Lo sento funzionare. L'ultimissimo. Sì? Ti faccio io in piedi, ma per venire in piedi, una gamba su, ok, e devi andare verso il cielo e non in avanti, e ti tiri su in espira. Questo è un modo corretto per salire su, senza schiacciare tutta questa zona. Adesso sembra difficilissimo, sembrano movimenti... Perché ti devi abituare. ...ai quali devi sempre pensare, ma assicuriamo che concentrandosi per le prime volte, poi appunto come tutto diventa automatico. Esatto. E non è più così macchinoso. Esatto, esatto. Adesso ti faccio vedere l'ultimo esercizio. Sì. Ti faccio vedere uno squat. Lo facciamo tutti i giorni, tantissimo, sempre. Anche in palestra, eccetera. Ma correttamente, cosa vuol dire? Quando andiamo giù verso la gravità, rimane sempre il concetto della schiena dritta, dello squat, la punta dei piedi leggermente verso l'infuori e andiamo giù. E questo normale, ok? Sì. Quando andiamo su però siamo in espirazione, quindi fuori l'aria. E stringo col gluteo, ok? Quindi vado giù e gonfio un pochino la pancia, ok? Vado su. Ancora, giù e su. La senti la differenza? La sento e come? Solitamente noi facciamo il contrario. Noi solitamente andiamo giù in espirazione e quindi tira fuori. Al contrario. Facendo al contrario creiamo iperpressione. È una cosa interessantissima e facendo così non andiamo a sovraccaricare la schiena, che è sempre sotto pressione nella nostra vita quotidiana. Perché ci sostiene, purtroppo, e lì ci deve sostenere. E quindi andiamo ad approfondire. Nella prossima puntata ci incontreremo ancora con Sara. Andremo a vedere gli esercizi di allenamento, sempre tenendo come capisaldi il respiro ed autoallungamento, per far lavorare correttamente la schiena nella nostra vita di tutti i giorni. Sì, perfetto, ok, va benissimo. Se avete domande, dubbi, curiosità, scrivete sotto e risponderemo insieme. Se invece volete approfondire ancora di più l'argomento, vi aspettiamo su enduchannel.net. Alla prossima! Ciao! Vi aspettiamo! Ciao!